Noi conserviamo l'esperienza della risaia attraverso queste donne che l'hanno vissuta e le cose che hanno portato loro da questa esperienza, quindi la passione, l'energia, il modo di stare insieme, la combattività che hanno verso le cose della vita, il modo di affrontare, il modo di stare, considerare lo stare insieme, la società, l'impegno per gli altri. Quando ti vedo sempre, ma prendi giacchette e gilet, quando ti vedo là, il paradiso mi par di volare. Al mattino partivamo alle 5, 5 e mezza e si andava in risaia. E si andava dentro, c'era gelo, bisognava andarci e si incominciava il duro lavoro. Non si poteva andare a 13 anni perché ero un po' troppo giovane. Ci sono andata nel posto di mia sorella perché quando è stata ora di partire e aveva la febbre, io sono partita con il nome di mia sorella. Quindi immagino poi la smania che io avevo, perché dice le mondine vanno a ballare, si divertono, vanno in treno che io non avevo mai visto, il treno per me era un'avventura, però quell'avventura lì l'ho purgata perché quando Caro sono andata prezzo. là alle 5 del mattino, la sveglia, andare in risaia che c'era freddo, l'acqua e le bestie sotto e mal di schiena, eppure ci sono stata. Noi avevamo un giallo nelle gambe, che era l'acqua Era che l'acqua. era bollente, faceva una roba verde sopra, Era. perché di giorno alle Ma due come eravamo sembra? Già dentro dentro nell'acqua era giù. nell'acqua che bolliva. Giù che Al mattino era fredda e il pomeriggio bolliva. E Mattino le c'è gambe, l'inghiaccio. i renzali, perché quel Le giallo lì. giovani di adesso fanno la lampada per diventare abbronzate. Sa cosa facevamo noi? C'era una crema che si chiamava Biancardi Biancardi proprio. e loro si spalmavamo con questa crema, sembrava un maschere, proprio bianche bianche per non diventare nere, perché quando si veniva a casa il nero era grezzo, era brutto. E quando ci guardavamo, ormai eravamo tutti così, proprio con la crema bianca, bianca, bianca. E così si veniva a casa con un altro aspetto, non così nero. Pensavo un po'. Come sono cambiati i tempi? Che si prendeva via l'erba dal riso, lì c'erano tutti questi insetti, c'erano le bisce. Allora io li prendevo, gli facevo fare un giro e li buttavo dietro. Ma un giorno è successo che l'ho preso, l'ho buttato dietro il padrone, perché siccome noi lavoravamo così e lui era di dietro. Guardi, è stata una cosa bruttissima quella lì, perché lui voleva sapere intanto chi era stata la mondina. Però noi tutte d'accordo, nessuno ha parlato, perché l'avrebbe mandata a No. casa quella mondina là. Cantavate mentre lavoravate Sì, o, sì, 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 sì,
il padrone di dietro diceva poi cantate più forte, e così si andava più forte anche con le mani, era una soddisfazione per lui. Perché in risaia si faceva sempre tutto. Cantare per non sentire il dolore e per dimenticare per, un po' la fatica. Occorre ben che sia. Si dormiva in
stanzoni, no, che eravamo anche in 20 persone. Era brutta il temporale. Sì, partiva, c'era la donna che faceva la cuoca, cuoca che faceva da mangiare, a mezzogiorno riso e fagioli, la sera fagioli e riso, sempre riso, il riso era tutti i giorni, tutte le sere, la mattina fagioli e il latte, la sera riso e fagioli, e cambiava. No, però un anno abbiamo mangiato anche la pasta con la carne. Sì. E sa che il padrone non ha mai detto quando si doveva tornare a casa? Noi diciamo, ma chi lo sa quando andiamo a casa? Si vedeva la caposquadra che si partiva dal paese con la caposquadra. Quando si vedeva più o meno, quando erano passati 35 giorni, 40, che andava via col padrone, allora si pensava che eravamo vicini alla partenza, perché non lo diceva dalla paura, allora che ci mettevamo in smania per far poco. Noi lo sapevamo il giorno prima, che andavamo a casa. È la cantata, la partenza per me sa vicina, e da Novara mi toccherà partire. Io anni vado via. A Pinsergadri bisogna. Comunque io, che ti ho detto, sono andata del 40, avevo 15 anni e mezzo, ma se ero fortunata perché non avevo mal di schiena, e io contavo dal primo giorno all'ultimo sempre, perché stavo bene e sono stata bene per tutti i 5 anni, che se fosse anche da tornare indietro dai tempi, io ci ritornerei. Sì. Cosa febbrio di Sarusan, tra le ville rera, frem, frem, frem. A Somadrea per la pega, poi là, tra le ville rera. A Somadrea per la pega, poi là, tra le ville rera. A fer la pega di Duca. Detto un giovedì mattina, che macchine noi siamo senza benzina, e dopo è cominciata la battaglia con quelle di Novara e quelle di Modena. Eran calpavi, eran calbene, eran calgiavau e l'arbuscei, eran calpavi, eran calbene, rancalciava e cigule. Fine. Bellissimo. Grazie mille. Quella lì è proprio di risaia veramente. Inventata da Nuater. Inventata da Nuater proprio. Da noi mondine. Orba, drunta di belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sciurpa, drunta di belli braghi bianchi, fora li palanchi, cantoma ca. Sciurpa, drunta di belli braghi bianchi,